Sportiva Calcio Sicilia e gli ospiti il centro CEI di Palermo. È un derby tra due delle migliori scuole calcistiche palermitane e sarà certamente un incontro molto interessante. Buonasera da Tony Danna e da Phil Rouge TV, che vede il suo staff al completo schierato in campo con le telecamere guidate da Carlo Valenti e pilotate da Giuseppe Calandra e Fabrizio Lograsso. Agli arbitri del signor Manfredi Matera, dunque, si affrontano queste due formazioni in due tempi da 40 minuti. La categoria allievi sperimentali vede in campo tutti i giocatori del 2000 e del 2001. Il Calcio Sicilia è secondo in classifica, quindi come i giovanissimi e come gli allievi regionali, posizionato naturalmente per in pole position per un posto nei play-off. Tutto è pronto e allora do subito lettura alle formazioni in campo. Il CEI schiera Pipitone, Coronella e Serafini. Monnei e Lia, Domina e Buttafuoco, Romano, Bonafede, Licari, Mancuso e Profeta. Allenatore il signor Paolo Calafiore. Agli ordini del tecnico Giuseppe Guida, Calcio Sicilia si schiera con il portiere Riccardo Riina, Pietro Augusta e Davide Moceri, Danilo Lonardo, Daniele Mattariano, Denis Lorello, Mattia Piazza, Francesco Galiotto, Domenico Affaticato, Salvatore Parisi e Francesco Cannini. Attendiamo soltanto il via di questo incontro. Il signor Matera ha già il fischietto in mano e si inizia con Calcio Sicilia che si schiera con la tradizionale maglia rosa-nero alla destra dei vostri teleschermi, alla sinistra in maglia bianca il CEI. C'è subito un appoggio indietro verso il portiere Riina, il quale smista sulla sinistra e dà avvio all'azione di questa partita, ma c'è subito una palla intercettata ed una occasione per il CEI. La deviazione si riprenderà con un calcio d'angolo a favore dei giocatori in maglia bianca. Temperatura accettabile, si aspettava un brusco ribasso dato il vento freddo di stamattina, ma insomma adesso il vento si è calmato e il freddo non è così pungente, per cui i giocatori in campo, che naturalmente correndo non sentono freddo, possono esprimersi al meglio delle loro capacità. C'è stata un'interessante conclusione da parte degli ospiti, ben bloccata dal portiere Riina, che subito affida il compito di iniziare l'azione ai suoi compagni di reparto, e Augusta che ancora restituisce a Riina, che smista sulla parte opposta del campo, quindi sulla destra. Ancora un errore in disimpegno da parte dei padroni di casa, ma poi è un po' approssimato lo stop del giocatore del CEI e c'è un inserimento da parte dell'attaccante Francesco Cannino, ma legge bene l'azione Pipitone, portiere del CEI, e sventa così la minaccia. Fase naturalmente di studio della partita, ovviamente queste sono due delle espressioni più importanti del calcio giovanile a Palermo. Le due formazioni sono assolutamente equilibrate, vedremo se il Calcio Sicilia alla lunga riuscirà a prevalere sugli avversari, ma insomma in questo momento ci sembra spavalda l'atteggiamento dei giocatori in maglia bianca, che non patiscono alcun tipo di timore, soprattutto reverenziale. All'impostazione è andato Mattia Piazza, c'è un lancio in avanti, è un lungolinea lungo per tutti, Pipitone fa sua la sfera e si accinge al rinvio. Ecco il rilancio del portiere in maglia arancione, va a servire il proprio compagno, il numero 7 Federico Romano, il quale guadagna una rimessa laterale che viene affidata a Coronella. Cerca con la rimessa di servire il proprio compagno, il centravanti. Si tratta di Danilo Licari, ma l'azione è sfumata grazie all'ottima chiusura difensiva dei giocatori in maglia rosa-nero, che adesso si propongono per il rilancio, ma ancora fase di gioco a centrocampo con CEI, come vi dicevamo, spavaldo, cerca di mantenere nella propria metà campo i giocatori padroni di casa.
vedremo come saranno gli sviluppi di questa partita che da queste prime battute ci sembra assolutamente interessante. È già la terza volta che si cerca con questi lanci di scavalcare il centrocampo, segno che non c'è ancora una certa supremazia territoriale da parte dei padroni di casa, anzi forse c'è un po' di timore dal fatto che il Cesi si è presentato qui al Pietro Pisani con un atteggiamento propositivo, assolutamente propositivo. Ancora una volta impegnato Riccardo Riina, che deve uscire dai pali e riavviare l'azione. Fraseggi al limite della propria area da parte dei giocatori in maglia rosa. Non si riesce a superare la metà campo da parte dei padroni di casa. È intervenuto il numero 4 Elia. Ancora contrasti e ancora un pallone che viene fatto proprio da Riina, che molto spesso deve uscire dai pali per chiudere gli eventuali inserimenti avversari. Adesso c'è un po' di spazio per manovrare, si cerca sulla fascia sinistra con il giocatore numero 11 Cannino, che ha servito il proprio compagno Galioto, ma poi l'azione è sfumata perché il lancio è stato impreciso e dunque ancora un fallo laterale. Quinto minuto del primo tempo, 0-0 tra Calcio Sicilia e CEI. Questa partita valevole per la categoria allievi sperimentali. Adesso cerca di proporre un'azione al Calcio Sicilia, ma ancora un retropassaggio per rifugiarsi nelle sicure braccia di Riino, che parte da quest'altra parte. Da Leonardo ad Augusta, ancora a Riina, che appoggerà a Mattariano, così è infatti. Nessun compagno si fa vedere, dunque ancora una volta palla a Riina e poi a Pietro Augusta, con la linea numero 2, gioca però sulla fascia sinistra. Ecco ancora Elia, ancora un lancio. Cei presidia bene il centrocampo, Calcio Sicilia non riesce a oltrepassare la linea di metà campo e come vedete sono molte azioni all'interno della mediana rosanero. Adesso la palla è da Galioto, Lorello torna a ricevere il numero 7 Piazza, si cerca di cambiare campo con aggiramenti, ma è molto ben posizionato il centrocampo della squadra del CEI, anche se il Calcio Sicilia adesso sta cercando di proporre un'azione degna di nota. Lo fa adesso con il centravanti affaticato, che però non riesce a superare l'attenta difesa avversaria, e l'arbitro, il signor Matera, decreta il calcio d'angolo. Tutto è pronto per la battuta, nessuno al centro dell'area, partono tutti dal vertice destro per poi fiondarsi al centro. La battuta è imprecisa, però viene ancora recuperata la palla dai giocatori in maglia rosa. C'è un cross, tentativo da parte del numero 7 Piazza, la palla termina oltre il fondo nel campo per destinazione, si riprende con una rimessa affidata a Pipitone. Parte sulla sinistra l'esterno in maglia bianca, viene anticipato Elia, ma c'è un fallo per un intervento precedentemente commesso, aveva concesso il vantaggio il signor Matera, si riprende con un calcio di punizione a ridosso del centrocampo. Lancio in direzione degli avanti ospiti, ma stavolta è buono il recupero della difesa rosanera. Galioto a manovrare verso Augusta, dalla panchina arrivano indicazioni per come deve essere smistata la palla, ma insomma, il centrocampo è intasato. Adesso si prova sulla fascia sinistra, lancio impreciso, pallone che termina inevitabilmente in fallo laterale. Si occuperà della rimessa in gioco il numero 2 del CEI, Andrea Coronella.
Ringrazio per l'assistenza al mio fianco Mary Panzica per il recupero di tutta la informazione e suggerimenti anche sui nomi dei giocatori che inevitabilmente il vostro cronista non può conoscere a memoria. Di questo in anticipo mi scuso con i nostri telespettatori per qualche imprecisione, potrà avvenire in fase di cronaca di una partita decisamente molto interessante, 0-0 dopo 9 minuti. State guardando le immagini attraverso il canale web Fil Rouge TV grazie alla regia di Carlo Valenti, che pilota in telecamera Giuseppe Calandra e Fabrizio Lograsso. Calcio di punizione in favore del CEI, è sempre il numero 4 Elia a incaricarsi di queste battute, appoggia verso il proprio compagno Mancuso che smista sulla destra per Coronella in proiezione offensiva, intercettato il pallone, ancora Coronella tenta il lancio, è decisamente impreciso. Riccardo Rina non ha alcun problema ad abbrancare impresa e ad affidare ancora una volta a Galioto, che è il regista di questa formazione, cerca di impostare un'azione degna di tal nome, ma le maglie del centrocampo sono molto intasate e si va avanti cercando l'aggiramento partendo da dietro per poi proporre qualche azione sulla fascia laterale. Da Augusta ancora una volta verso Rina. Mattariano. C'è Galeotto vicino che riceve, rilancia ancora la palla a Mattariano che si affida ancora al portiere Rina, si proseguirà sicuramente sulla sinistra, così è infatti. Ecco Augusta. E ancora una volta quando si tenta un lancio il pallone viene intercettato dagli avversari, subisce fallo il numero 4 Danilo Lonardo, calcio di punizione, lo stesso Lonardo che si incarica della battuta, affida al proprio compagno numero 5 Mattariano, poi c'è ancora un lancio lungo, ancora la difesa che rinvia. Partita che ancora non ha certamente dato emozioni, per quanto sia molto combattuta e interessante, ma più per il fraseggio centrocampo che non per le azioni da gol effettivamente sviluppate dalle due squadre. Tenta di prolungare Cannino, ma manda il pallone laddove non c'è alcun compagno pronto a ricevere. Si agita in panchina Giuseppe Guida, probabilmente vi arriveranno in sottofondo anche le sue urla, non gli piace come sta giocando il calcio Sicilia, ma bisogna considerare che di fronte c'è una delle formazioni più interessanti di questo torneo, il CEI, che ha giocatori molto bravi soprattutto a centrocampo in fase di chiusura. Ancora non abbiamo visto un'azione d'attacco molto interessante, c'è adesso un lancio un po' fuori misura da parte dell'esterno destro, il numero 7 Romano, che costringe Profeta ad andarsi a cercare il pallone vicino al fallo laterale e a perdere poi la sfera. E adesso parte un contropiede da parte del calcio Sicilia, ma è ottima la chiusura di Coronelli che protegge l'uscita del proprio portiere Pipitone. Recupera palla a centrocampo il calcio Sicilia, affida la sfera a Rina, è sempre da lì che ripartono le azioni. Augusta ancora verso il proprio compagno centrale Lorello, che lancia lungo, cerca di testa sempre Cannino che molto spesso la spizza, ma poche volte riesce a mettere i compagni in una condizione di poter battere a rete. Adesso c'è una rimessa laterale in favore dei Rosanero e Augusta che guarda il piazzamento dei compagni, poi decide di affidare la palla ancora verso Piazza. Recupera Lorello, poi Augusta. Ancora un lancio in avanti e buona l'occasione ancora da parte degli attaccanti del calcio Sicilia. Si poteva sfruttare meglio questa opportunità, non ha rischiato il tiro al volo il giocatore in maglia rosanero. Adesso c'è un break con Cannino che supera un paio di avversari, poi chiama in causa il proprio compagno, il numero 4 Lonardo, tenta il tiro lontano,
guadagna il massimo da quella posizione, cioè un calcio d'angolo. Vedremo gli sviluppi di questo calcio piazzato in favore del Calcio Sicilia. Dalla bandierina va Galioto, che con le braccia alzate chiama uno schema concordato con i compagni. Parte il cross, vanno a saltare in tanti, c'è una mischia, ma la palla viene allontanata e poi, per non rischiare, si riparte con Piazza, che affida la palla a Rina in fase di sganciamento da parte di Augusta. Piazza è andata a coprire la posizione difensiva, si è fatto trovare pronto ad evitare un pericoloso contropiede da parte del CEI, che adesso ancora una volta punge, ma non fa male alla difesa rosanera, che con calma, con Augusta, trova Piazza, il quale smista sulla destra, riceve Parisi a centrocampo. Non è buono il controllo del numero 6 Lorello, poi è bravo a recuperare Augusta, ancora Galioto, ancora Augusta. Piazza, Augusta serve il proprio compagno, ma non si esce dalla metà campo. Ci vorrà molta pazienza per scardinare il muro eretto a centrocampo dal CEI. È una partita che non si sblocca, sono 15 i minuti di gioco, 0-0 tra Calcio Sicilia e CEI Palermo. Ancora Riccardo Rina chiamato in causa, molto più con i piedi che non con le mani. Questo portiere partecipa all'azione, è sempre da lui che si riparte. Adesso Lonardo tenta una triangolazione con un compagno, riesce, per fortuna della squadra di casa il pallone non è stato intercettato dai giocatori in maglia bianca, che sono sempre lì pronti, ce ne sono sempre un paio sul portatore di palla, sono ben messi in campo e infatti recuperano ancora una volta il pallone con il numero 10 Mancuso, che serve un proprio compagno ancora verso sinistra, dove c'è Fabrizio Serafini che tenta la sortita, ma l'azione sfuma. Si gioca sulla fascia destra, adesso si tenta l'impostazione da questa parte, poteva davvero essere interessante, c'è un contrasto, l'arbitro lascia correre, è una normale azione di gioco, non ha revisato gli estremi per il fallo il signor Matera. Adesso è ancora Cannino che tenta un dribbling, ma guadagna solo una rimessa con le mani, che si accinge ad effettuare in maniera imprecisa. Ha provato dalla lunghissima distanza Denis Lorello, un tiro velleitario, termina abbondantemente alto sulla traversa della porta, difesa da Francesco Pipitone, che adesso ha già avviato l'azione sulla fascia sinistra per i propri compagni. E ancora una volta Manfredi Matera lascia correre, sta tollerando un po', forse un po' troppo, il gioco maschio delle due squadre. Inevitabilmente così la partita tende ad incattivirsi, c'è un fallo, non c'è alcuna reazione, ma c'è un calcio di punizione dal limite per i giocatori in maglia rosanero. Ricordiamo, sono i giocatori di casa, quelli del Calcio Sicilia, che stanno affrontando il CEI di Palermo. 17esimo minuto del primo tempo, signor Matera misura la distanza della barriera che sarà predisposta da Francesco Pipitone a difesa della porta della squadra ospite. C'è il numero 8 Francesco Galioto sulla palla, vedremo se tenterà il tiro in porta o se cercherà i propri compagni in aria, sono 4. Galioto tenta il tiro, Pipitone due volte, attenzione, e c'è la rete del Calcio Sicilia. Pipitone aveva fatto un primo miracolo, ma poi non ha potuto far nulla sulla doppia ribattuta degli avanti locali, che si sono presentati come avvolto, e tutti quanti vanno in panchina ad abbracciare il proprio mister guida. È stato alla fine il numero 9
Domenico ha faticato a sancire il vantaggio per il Calcio Sicilia esattamente al 18° minuto, mentre è rimasto a terra Francesco Pipitone. C'è stato sicuramente qualche contrasto, l'arbitro non ha ravvisato irregolarità. Ricordiamo che Pipitone aveva ribattuto la punizione di Galiotto, sulla quale si è avventato due volte, ha faticato, che ha poi ribadito in rete. Probabilmente sul primo contrasto i due si sono scontrati, speriamo non sia assolutamente nulla di grave per il portierino della squadra ospite, che vediamo essere assistito dai sanitari. Ma l'arbitro comunque ha convalidato tutto, è al 18° minuto, ormai siamo giunti al 19°, il risultato è di Calcio Sicilia 1, CEI 0. Scorrono le immagini della nostra squadra esterna guidata da Carlo Valenti, e naturalmente durante la visione delle immagini vedete i banner dei nostri sponsor che ci consentono di poter mettere in onda tutte le telecronache, dal Pietro Pisani, tutte le telecronache riguardano il campionato nelle varie categorie del Calcio Sicilia, ricordiamo giovanissimi, allievi e in questo caso per la partita che stiamo commentando allievi sperimentali. Riprende il gioco al suo posto Pipitone, CEI cercherà sicuramente la rimonta, testiamo subito come sta Pipitone. Blocca impresa questo tiro per... che era scaturito da un errato rinvio della difesa. 1-0 per i padroni di casa, ma la partita è tutt'altro che archiviata, stando a quanto abbiamo visto sinora. Si è trattato di un'azione che ha consentito il gol grazie a un calcio piazzato, in effetti espressioni di gioco arioso, armonioso da parte del Calcio Sicilia non se ne erano viste, non se ne sono viste. Molto meglio c'era sembrato il CEI, che adesso si ripropone in avanti. C'è un fallo di mano evidente fischiato a un difensore in maglia rosa, e sarà Coronella, con lui c'è vicino Mancuso, vedremo chi sarà l'incaricato della battuta. Sarà Mancuso a battere il calcio di punizione, una posizione defilata, da lì è difficilissimo tentare il tiro in porta. Sicuramente si cercherà la sponda di qualche compagno posizionato al centro dell'area di rigore. Ci sono Profeta e Licari, gli attaccanti in maglia bianca, pronti ad intervenire. L'arbitro fischia, parte Mancuso, è interessante il cross, ma è buono il rinvio, poi ancora Elia in direzione di un proprio compagno che cerca di superare con un pallonetto l'avversario, si trattava di Federico Romano. C'è ancora un fallo, però è ancora un calcio di punizione per il CEI, che certamente non ha subito psicologicamente il gol, ma subito si è proposto in avanti alla ricerca dell'immediato pareggio. E adesso, mentre reclamano il calcio d'angolo i giocatori in maglia bianca, si riprende con una rimessa e l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del giocatore con la maglia numero 4, Elia, che è rimasto a terra nel contrasto prima di dare ordine di ripresa delle operazioni. Si è rialzato Elia, seppur leggermente zoppicante, l'arbitro consente a questo punto il rinvio da parte del portiere Rina. È sempre Galiotto a farsi vedere, ad avviare l'azione per la squadra di casa. C'è Cannino che riceve, smista sulla sinistra, dove piazza, smista ancora verso Cannino, che tenta il lancio lungo per Galiotto in proiezione offensiva, ma il giocatore con la maglia numero 8 si trascina la palla fuori, e dunque rimessa per CEI. 22°, 30 secondi di questo primo tempo, risultato Calcio Sicilia 1, CEI 0. Squadra locale in vantaggio in una partita decisamente molto equilibrata. Si lotta sempre a centrocampo, c'è molta fisicità in questa partita, gioco spezzettato, fischio dell'arbitro
Manfredi, che ha tollerato un paio di interventi qualche minuto fa, ma adesso sembra voler fischiare tutto, proprio a mantenere calmi gli animi in campo. Da Lorello ad Agusta, ancora Lorello, al centro, non arriva, per un soffio Parisi e para Pipitone, che adesso ha lanciato la provazione, lì aperte palla a centrocampo, c'è ancora un tackle, ancora un contrasto, ancora un intervento dell'arbitro, calcio un po' ruvido a nostro avviso in campo, forse sarebbe il caso da parte del signor Manfredi Matera di cominciare a utilizzare qualche cartellino, non vorremmo che la partita si incattivisse, ci piace il gioco maschio, ma questa è sempre una categoria di ragazzi, ricordiamo sono in campo giocatori del 2000 e del 2001, quindi ancora in fase di crescita fisica e di formazione tecnica, è importante preservare qualsiasi contrasto, qualsiasi infortunio possa accadere. 24esimo del primo tempo, calcio di punizione in favore della squadra di casa, osserva il piazzamento dei propri compagni Lorello, maglia numero 6, al quale è affidato la battuta di questo calcio di punizione sulla tre quarti. C'è il tentativo di servire affaticato, ma pallone sfila via sul fondo e si ricomincerà con la rimessa da parte del portiere Pipitone. Ancora calcio Sicilia che riconquista palla a centrocampo, c'è Piazza che manovra, serve indietro il proprio compagno Agusta, lancio in avanti a cercare i propri compagni, ma si lotta ancora tanto a centrocampo e poi c'è un buonissimo inserimento da parte di Parisi, che subisce fallo, aveva superato in corsa il proprio avversario, e c'è ancora un calcio di punizione da posizione molto interessante per la squadra in maglia rosanero. Sarà il solito Francesco Galioto a occuparsi della battuta, mentre verso la panchina va un giocatore, il numero 10 Parisi, quello che ha subito fallo, per farsi medicare, evidentemente ha subito una qualche contusione, ne approfitta Guida per dare delle indicazioni, lo vediamo distintamente dalla nostra postazione di commento, mentre per il calcio di punizione è pronto Galioto. C'è qualche compagno vicino a lui, è ritornato in campo Parisi in perfette condizioni. Galioto sta studiando il piazzamento della barriera mentre l'arbitro dà le ultime indicazioni, perché nella barriera dei giocatori in maglia bianca si sono intrufolati anche alcuni ragazzini in maglia rosa, bisogna ripetere, no, addirittura l'arbitro prima ancora che partisse il tiro di Galioto ha ravvisato una qualche irregolarità, qualche fallo subito dai difensori ospiti, e dunque occasione sfumata, un po' ingenuamente dobbiamo dire da parte del calcio Sicilia. Rina si riparte sempre con il portiere che affida la palla ai propri compagni di difesa, c'è sempre Agusta che prova a servire Cannino, stavolta l'11 rosanero si trascina palla fuori e sarà Coronelli alla rimessa, ancora Agusta che intercetta, ma palla ancora in fallo laterale e Cei che rimette il naso lì davanti alla ricerca di un pari che non sarebbe assolutamente immeritato. Buono l'intervento del numero 5 e Domina che ha subito fallo, dunque calcio di punizione per Cei.
con Coronelli che è pronto alla battuta ma lascia l'incarico al proprio compagno Buttafuoco, che ha rilanciato e poi non è buono l'intervento di Fabrizio Serafini, che anticipa sì l'avversario ma non permette alla propria squadra di uscire all'area, perché c'è un fallo laterale nei pressi della tre quarti dell'area di rigore avversaria. Errata battuta e Calcio Sicilia ringrazia e riprende con una rimessa laterale. E li ha ancora i bianchi ospiti che tentano di proporre, ma stavolta è molto attenta alla difesa della squadra di casa e ancora una volta viene chiamato in causa Riccardo Riina. Si aprirà il gioco dall'altra parte dove Augusta alza la testa, guarda i propri compagni, poi affida al Lorello. C'è Galeotoli vicino, il regista della squadra, che scambia con il proprio compagno, poi ancora Riina. Non bisogna tanto tergiversare con la palla da quelle parti, perché prima o poi ci può scappare l'errore e i rapidi attaccanti della squadra ospite potrebbero approfittarne. E così è infatti, perché stava intervenendo Mancuso, sono sfortunato perché il pallone gli è terminato in fallo laterale, ma bisogna uscire dall'area, lo grida anche Guida dalla panchina. Invita Galeotto a farsi vedere, così è buona l'uscita questa volta del numero 8 Rosanero, che tenta il rilancio ma è un po' lento il centravanti affaticato e si fa anticipare. Poi Elia, che è il cursore molto interessante dei ragazzi guidati da Paolo Calafiore, che subisce fallo. Dunque calcio di punizione per Cei. Mezz'ora esatta del primo tempo, 1-0 per il Calcio Sicilia. I 10, vieni qua. Calcio di punizione, poco oltre la linea mediana del campo. Parte adesso la battuta, ma buona la difesa del Calcio Sicilia. Sento il rilancio, Cannino deve lottare tra due avversari e viene anticipato con una acrobazia, ma è ancora affaticato a riconquistare palla. Mantiene il possesso, affida la sfera a Piazza, da questi ad Augusta. Calcio Sicilia che tende a conservare il risultato, consapevole com'è della forza degli avversari che sono pronti a far male. Adesso c'è una bellissima azione d'attacco con un tiro e la rete del Calcio Sicilia. C'è stato un lungo lancio sulla fascia destra e poi il gol del giocatore in maglia numero 11, Francesco Cannino, per il raddoppio dei padroni di casa. Punizione eccessiva a nostro avviso nei confronti di Cei, ma il risultato è quello che conta. Calcio Sicilia 2, Cei 0. Al 31esimo ha segnato Cannino. Dunque affaticato è Cannino, le due punte sono gli autori delle reti che vedono i padroni di casa in vantaggio per due reti a zero. La nostra Mary Panzica punta sulle distinte i nomi dei marcatori, che sono Cannino e affaticato, quindi 2-0 il risultato, mentre c'è un giocatore con la maglia bianca a terra, si è rialzato, si tratta del numero 4 LA, l'arbitro sta ancora parlando con i sanitari, vedremo se il giocatore dovrà riprendere dalla linea laterale, così come accade per le gare di calcio professionistico, consentirà la ripresa del gioco. No, e infatti il sanitario con l'atleta vanno fuori dal campo e Elia dovrà attendere il permesso dell'arbitro per rientrare in campo. Calcio di punizione in favore del Cei. Bisogna per gli ospiti assolutamente accorciare le distanze per poter poi provare la rimonta
nella ripresa. Ci è sembrata veramente una formazione cinica sino a questo momento, quella del Calcio Sicilia, perché due gol sono arrivati con piazzato il primo e con un'azione di lancio il secondo. Si cerca di pilotare la partita con una buona retroguardia, con queste prolungate fasi di passaggio nell'area di rigore propria, con Rina che partecipa spessissimo all'azione, è bravo con i piedi questo portiere, ma come vedete questo consente agli avversari di salire, di attuare una difesa alta sulla tre quarti e di riconquistare palla. Elia si è ripreso benissimo, ha tentato con l'esterno un lancio sulla sinistra che viene intercettato, c'è Parisi che tenta il rilancio verso Affaticato che anticipa il portiere, e questo gol è davvero molto 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 bello. 3-0 con la più classica delle azioni di contropiede, un bellissimo pallonetto con l'esterno del piede sinistro da parte del centravanti Affaticato, che ha anticipato in uscita Pipitone, e dunque mettiamo un altro asterisco accanto al nome di Affaticato, perché si tratta di doppietta personale. E al 34esimo del primo tempo, adesso la partita ha assunto le caratteristiche di non pericolosità avversaria, perché 3-0 per i padroni di casa, risultato rotondo, forse eccessivo, ma insomma il Calcio Sicilia ha avuto il merito di concretizzare le pochissime occasioni che si sono create, siglando tre reti di buona fattura, soprattutto l'ultima, una splendida azione in contropiede sulla fascia con un lancio verso Affaticato che con un pallonetto ha anticipato il portiere Pipitone, che era proteso in uscita alla disperata ricerca del pallone, poco protetto dai compagni in questa circostanza. C'è stata un'ammonizione per il giocatore numero 4 Lonardo, e poi adesso l'azione è ripartita con Cei, che sicuramente accuserà psicologicamente il colpo, perché tre reti sono tante da rimontare, ma la gara è ancora lunga. Cerca di ragionare adesso Calcio Sicilia, che avrà Praterie davanti in contropiede. Cannini è andato a cercare un pallone ed è stato bravissimo a conquistare il calcio d'angolo per i suoi, calcio d'angolo che sarà affidato al centrocampista che batte tutti i calci piazzati, cioè il numero 8 Francesco Galioto. Chiama i compagni allo schema Galioto, è pronto alla battuta dalla bandierina, poi appoggia verso Piazza che tenta un tiro a giro, ma è bravo stavolta Pipitone a coprire il proprio palo e a rinviare in calcio d'angolo. Dunque il gioco riprenderà con una battuta dalla bandierina dalla parte opposta a quella in cui si è battuto il precedente corner. Con una battuta corta c'è il tentativo di penetrazione in aria con un cross, ma l'azione è sfumata e per l'intervento di un difensore adesso è Parisi a battere dalla bandierina. Vedremo se batterà ancora una volta cercando un compagno vicino o se tenterà la battuta lunga, cross in mezzo all'aria, e rinvia con qualche affanno la difesa del Cei, ma la riconquista Galioto che subito propone per il proprio compagno. La palla ha oltrepassato il fallo laterale, pericolosamente si stava riproponendo in avanti il Calcio Sicilia, ma si riprende con rimessa laterale. Sul 3-0 si sono galvanizzati i padroni di casa, che adesso stanno costantemente in avanti, hanno accusato il colpo certamente gli ospiti, ma non bisogna mollare adesso, c'è ancora tutto un secondo tempo da giocare, qualche spicciolo di questo primo tempo, dunque è importante non scoraggiarsi, perché la partita
non è assolutamente conclusa, e per quello che si è visto in campo il 3-0 è risultato un po' esagerato per il vantaggio dei padroni di casa. Fiscale l'arbitro che fa rettificare la posizione, il punto di battuta è un po' più indietro, è Galioto che manovra a centrocampo, cerca l'appoggio di un compagno, interviene Agusta, ha alla propria sinistra Piazza ma preferisce ritornare indietro dal portiere Riccardo Rina e poi ancora Mattaliano. Rina, Loredo, ancora Rina che è costretto al rinvio lungo, dove la spizza bene, Parisi mette in movimento, ancora affaticato che viene anticipato e c'è l'ennesima battuta dalla bandierina, da quella posizione di solito va Parisi che stavolta lascia l'incarico della battuta ad un compagno, si tratta di Francesco Galioto, ci sarà il solito cross in mezzo all'area. Osserviamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo, parte Galioto, il cross in mezzo, tenta di svettare Agusta, anticipato da un avversario, poi svirgola Parisi e la palla termina sul fondo. Un minuto al termine del primo tempo, siamo infatti al minuto 39 con Pipitone alla battuta, risultato calcio Sicilia 3-6-0. Rina interviene su suggerimento del proprio compagno, si fidano molto di questo portiere, i propri compagni lo cercano in qualsiasi azione di disimpegno per evitare pericoli, in effetti pericoli non è accorso molti il calcio Sicilia che adesso ripropone ancora in avanti e c'è il 4-0 per i padroni di casa e ci sembra proprio Parisi l'autore del gol, così è infatti, bello il piatto in uscita indirizzato all'angolino opposto a quello dove era posizionato il portiere che aveva cercato di chiudere la visuale, no, la palla gli è passata alla propria sinistra, avevamo avuto l'illusione che avesse tirato dall'altra parte, insomma comunque è un gran gol quello del calcio Sicilia che si accinge a chiudere il primo tempo in vantaggio di 4 reti. Dopo il 2-0 si è un po' aperta la difesa del CEI, colpevolmente consentendo ai ragazzi di casa di poter spadroneggiare, da quel momento ci è sembrato che non ci sia stata più partita, 4-0 è un risultato rotondo e adesso il calcio Sicilia sta legittimando il vantaggio sul campo con belle azioni sulle fasce, c'era stato un momento soprattutto il primo quarto d'ora, il primo tempo dove ci sembrava davvero latitante il gioco che poi si è visto nella seconda frazione del primo tempo, protagonisti i giocatori in maglia rosa, adesso è Cannino che cincischia un po' e mette un po' in difficoltà Rina che infatti rinvia male, la riprende Eliaga, a centrocampo lotta, subisce fallo, l'arbitro lascia correre, poi c'è ancora un tentativo da parte del numero 8 Bonafede ma la palla è riconquistata dal calcio Sicilia, vedremo se ci sarà tempo ancora per un'azione in questo primo tempo, triangolano Parisi e Piazza, l'azione non riesce, riparte Cei, è sempre lì a centrocampo a dominare, stavolta sbaglia l'appoggio indietro, si inserisce affaticato che torna indietro alla ricerca dei propri compagni, non c'è nessuno che si fa vedere, poi finalmente lo scambio con il proprio compagno, difesa chiusa, Agusta chiamato in causa, sulla sinistra è libero e riceve Piazza che viene anticipato, palla in fallo laterale, rimessa laterale in favore del calcio Sicilia. L'arbitro dà ordine a Mattaliano di recuperare velocemente il pallone, ma insomma sul 4-0 non c'è alcun motivo per perdere tempo, ci è sembrato un po' fiscale questa richiesta da parte del signor Matera. Tentativo di alleggerimento da parte degli ospiti, ma stavolta presenta bene la difesa del calcio Sicilia, poi ancora
Elia che tenta di mettere in movimento il proprio compagno con la maglia numero 7 romano, ma sono i difensori della squadra di casa ad avere la meglio, a controllare che l'azione termini. E termina anche il primo tempo, calcio Sicilia 4 CEI 0, partita con un risultato a nostro avviso un po' bugiardo, seppur legittimato nella seconda parte di questa prima frazione di gioco dai giocatori in maglia rosa. Linea adesso alla regia per qualche suggerimento, torneremo con voi all'inizio delle ostilità nella ripresa. Fill me in.
cheating, a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Telespettatori, siete ancora una volta collegati con l'impianto del Pietro Pisani di Palermo per assistere al secondo tempo dell'incontro di calcio tra il Calcio Sicilia e il CEI, due rappresentative di importantissime scuole calcio palermitane. Questa è la categoria allievi sperimentali. Il risultato al termine della prima frazione di gioco è Calcio Sicilia 4 CEI 0, risultato ad avviso di chi commenta piuttosto bugiardo, perché il CEI sino alla terza rete aveva tenuto molto molto bene il campo, poi complice un po' di defaillance psicologica ha consentito ai giocatori di casa di legittimare il vantaggio, ma nulla è scontato soprattutto in queste categorie, e quindi ci accingiamo a vivere un secondo tempo che dovrebbe vedere insomma la squadra ospite alla ricerca della rimonta, con il Calcio Sicilia a controllare la gara. Certamente lo spessore tecnico dei padroni di casa è notevole, l'ha dimostrato durante tutto il campionato, occupa infatti la seconda posizione in classifica, e intanto si è ripartiti per questo secondo tempo con CEI che cerca di riproporsi subito. C'è un contrasto a centrocampo e subito un intervento del signor Manfredi Matera, arbitro di questo incontro. È stata battuta troppo velocemente la punizione in favore degli ospiti, e dunque l'arbitro ha richiamato la ripresa delle ostilità, mentre c'è stato un fortuito contrasto sulla fascia destra da parte di chi attacca, e dunque intervento dei sanitari richiesto. Sembra che tutto sia a posto, per cui si può ricominciare. Dunque calcio di punizione in favore dei giocatori in maglia bianca. Vi riepilogo le formazioni: gli ospiti schierano Pipitone, Coronella e Serafini, Elia, Domina e Buttafuoco, Romano, Bonafedericari, Mancuso e Profeta. Ha chiamato la palla Rina, ma c'è stato un malinteso con un compagno, dunque calcio d'angolo per i bianchi. Parte il cross, il rinvio, e allora vado a riepilogare anche la formazione dei padroni di casa, che schierano in porta Rina, poi Augusta, Moceri, Nonardo e Mattariani sulla linea difensiva, Denis, Piazza, Galioto, Affaticato, Parisi e Cannino. Come era prevedibile, come avevamo anticipato, Calcio Sicilia che deve difendersi dalla ricerca della rimonta, davvero insomma impresa ardua per CEI, ma hanno il dovere di provarci i ragazzi di Paolo Calafiore. E adesso tenta la riconquista Parisi, autore di una splendida rete nel corso del primo tempo, smista la palla verso il compagno che la lascia sfilare, interviene Lorello, la mette in mezzo, a blanca impresa Pipitone, e riparte il CEI 4-0 per il Calcio Sicilia, doppietta di Affaticato, gol di Cannino e Parisi, questi nomi dei marcatori. Adesso è Augusta che tenta di
mentre in momento Parisi c'è la restituzione del pallone, si lotta al limite dell'area, c'è ancora un intervento da parte dell'arbitro. Piero Augusta ha subito fallo, mentre chiamano cambio dalla panchina del Calcio Sicilia. Sta per entrare in campo il giocatore con la maglia numero 16, Emanuele Rosone. Vedremo chi è che verrà richiamato in panchina. È proprio il numero 2, Piero Augusta, che va subito fallo. 16, sì, viene complementato dai compagni e lascia il posto al proprio compagno. Ripetiamo, il numero 16 Rosone. Buona la partita di Augusta, terzino sinistra, che riceve gli applausi del pubblico presente quest'oggi al Pietro Pisani. Tutto è pronto per la battuta del calcio di punizione. Siamo nei pressi della bandierina alla destra di chi difende, ed è il solito Francesco Galiotto che si accinge alla battuta. Presumibilmente sarà un pallone a spiovere al centro dell'area. E ci ha provato, insomma, però il pallone non è stato colpito bene, un pallone rasoterra facile, preda di un difensore che però non ha potuto fare altro che regalare un corner al Calcio Sicilia, corner che verrà battuto da Galiotto, che è rimasto nella zona, area intasata, battuta corta, c'è un cross dalla tre quarti, un rinvio e poi è Elia che tenta di reimpostare l'azione per i propri compagni, ma non ha nessuno vicino, anzi è circondato da avversari che gli rubano la palla. E poi un batti e ribatti a centrocampo, azione confusa, Cei deve assolutamente uscire dalla propria area di rigore, cercare di proporre qualche azione per poter riaprire la partita. E c'è ancora un altro intervento del signor Matera, che è intervenuto più volte a sanzionare questi fischi dopo aver lasciato correre nella prima frazione del gioco, ma resosi conto che la partita poteva incattivirsi, adesso ha poi deciso di intervenire sempre. E lì ha con l'esterno verso il proprio compagno, il giocatore con la maglia numero 10 Mancuso, ben anticipato da Rina che rinvia, manca lo stop affaticato, poi con l'aiuto del compagno riesce a riprendere il pallone, ma Parisi ha commesso fallo in attacco e dunque calcio di punizione battuto da Elia. Prova a smistare sulla sua destra, tentativi in avanti, ma azione fermata per un fuorigioco piuttosto dubbio da parte degli attaccanti del CEI. Probabilmente era partito in posizione corretta il giocatore con la maglia numero 11 Profeta, ma ricordiamo che qui, insomma, non ci sono guardialine, soltanto gli assistenti che sono delegati alle due squadre, dunque l'arbitro che deve guardare e decidere in un attimo senza ausilio di assistenza di altri collaboratori. Con l'esterno a cercare ancora, affaticato, che la dà a Parisi, forse un tocco di troppo, questo consente il recupero alla difesa ospite, ma poi ci prova Galiotto. È buona l'iniziativa, ma il tiro lambisce il palo e termina alla sinistra del portiere Pipitone. È pronto al rinvio l'estremo difensore del CEI, serve il piazzamento dei compagni, con destra effettua una battuta che arriva a metà campo, ma è Rosone, l'ho entrato a intervenire, poi Mancuso che cerca di rilanciare la propria squadra, fa buona guardia a Rina che con i piedi controlla, poi preferisce abbrancare il pallone e cederlo alla propria sinistra. Ecco Rosone, tenta un pericoloso dribbling,
riesce a non farsi soffiare il pallone, ma sono azioni che Guida certamente non vuol vedere. Sarebbe preferibile rinviare subito in queste situazioni. Andata bene alla difesa del Calcio Sicilia, che ancora una volta si affida a Riina, poi Mattaliano gli ridà il pallone, c'è il rilancio con il sinistro a cercare a centrocampo il proprio compagno, che si fa anticipare, e dunque ancora un'occasione di posizionarsi in attacco per il CEI. La rimessa battuta, c'è il numero 14, il nuovo entrato Puccia, che tenta di districarsi, la mette in mezzo dove lottano gli avanti ospiti, e Elia cerca di servire Bonafede, anticipato, poi Parisi che parte, rilancio, ci ha faticato, un po' decentrato ma in possesso di palla, viene contrastato da un avversario, poi commette fallo e l'arbitro prontamente fischia per sanzionare l'intervento di affaticato, che va verso palla, è andato a rincorrere l'avversario commettendo fallo, e si prende questo cartellino giallo assolutamente gratuito. Poteva anche lasciare che l'avversario controllasse, siamo sul 4-0, non c'è la necessità di andarlo a rincorrere e a commettere fallo. Probabilmente l'arbitro ha voluto evitare che si possa incorrere in cattiverie gratuite, sanzionando subito con un cartellino giallo piuttosto esemplare, come avvertimento verso un po' chi vuole incattivire la partita, ma ci sembra che si giochi su binari di estrema correttezza, per quanto i contrasti siano assolutamente leciti. Si tratta di una partita di calcio, certamente lo scontro fisico è all'ordine del giorno, è consentito purché sia leale e non cattivo. Ancora un calcio di punizione per la squadra di casa, mentre siamo già arrivati al 9 minuto della ripresa, nessun gol in questa ripresa, il risultato è quello fissato nel primo tempo, 4-0 per il Calcio Sicilia nei confronti di Icei. Galioto appoggia indietro verso Rosona, c'è il tentativo di lanciare sulla fascia, affaticato con l'esterno verso il numero 11 Cannino, autore di una rete nel primo tempo, ha il problema di superare l'avversario, non ci riesce, ma guadagna ancora un calcio dalla bandierina. Si tratta invece di rimessa laterale, sembrava il pallone fosse uscito dal campo, dalla parte della linea di fondo, così non è. Parisi rincorre un avversario, tenta il tiro, ancora una volta Galioto, e si oppone, ancora una volta Pipitone, consentendo l'ennesima battuta dalla bandierina per il Calcio Sicilia. E Parisi a incaricarsi della battuta, così ci sembra, infatti chiama il piazzamento dei compagni, parte il lungo cross, respinge lì a c'è un nuovo tentativo di cross al centro, è una bellissima azione con Cannino che mette alla prova i riflessi di Pipitone, che prontamente con il braccio di richiamo allunga la palla oltre la traversa, davvero una bellissima parata su questo colpo di testa a porta quasi sguarnita di Cannino. Risultato ancora di 4-0, ma Calcio Sicilia molto molto vicino alla quinta segnatura. Si fa vedere Parisi e riceve dal proprio compagno della battuta di corner, Galioto mette in mezzo, poi impreciso stavolta Pipitone, che però in due tempi riesce a recuperare la sfera e invita i compagni a salire, non bisogna chiudersi dentro l'area perché poi si rischia davvero la goleada da parte del Calcio Sicilia. Rimessa laterale in favore dei bianchi ospiti, c'è Coronella alla rimessa, cerca ma non trova il proprio compagno con la numero 11 Profeta, e sorvegliano i difensori della squadra di casa che la spera oltrepassa la linea di fondo. Rosone ha ricevuto da Riina, con un lancio lungo va a servire Cannino, deve girarsi il giocatore in maglia rosa, lo fa splendidamente servendo anche un proprio compagno, è Ariosa la mano del Calcio di Cia, ci tenta da fuori
il nome entrato Rosone, il tiro è velleitario e termina alla destra del portiere Pipitone, che adesso è pronto alla battuta dall'area piccola. Presidia bene la difesa del Calcio Sicilia, c'è il solito appoggio verso Rina, molto spesso chiamato in causa dai propri compagni per interventi in disimpegno. Come vedete, poi il Calcio Sicilia è pronto a ripartenze micidiale, lo fa con quei tre là davanti, soprattutto Parisi. Cannino è affaticato, adesso è Cannino che reclama un fallo, ma la spallata è regolare e dunque l'azione sfuma in fallo laterale, ma è sempre il Calcio Sicilia a proporsi in avanti. L'obiettivo è quello di tenere lì il Ceyon, evitare sorprese, nonostante insomma il risultato dovrebbe lasciare abbastanza tranquilli, perché dopo 13 minuti del secondo tempo, come vedete nello scorer del vostro teleschermo, Calcio Sicilia in vantaggio per 4-0. Bravo. C'è un batti e ribatti a centrocampo e poi ancora un offside fischiato al giocatore del CEI che si stava involando verso la porta di Rina. Si trattava di Puccia, nuovo entrato con il numero 14, e anche questa azione sfumata, ancora Puccia che riceve e ancora una volta è in fuorigioco. Gioca in linea con i difensori questo attaccante del CEI. L'arbitro però non si fa ingannare, spesso chiama il fuorigioco mentre c'è un intervento perché c'è un giocatore che si è fatto male, e l'arbitro ha fermato il gioco per consentire ai sanitari di soccorrere il giocatore che è a terra con la maglia rosa. Sarà presto inquadrato dalle nostre telecamere. Si tratta del numero 4 Danilo Lonardo. Vediamo che il giocatore si rialza, nulla di preoccupante, ma l'arbitro ha ritenuto di dover intervenire, probabilmente al momento dell'impatto ha accusato molto dolore il giocatore Danilo Lonardo, che riprenderà la sua posizione non appena riceverà il permesso di rientrare in campo. Intanto l'azione riprende con Rina che l'appoggia al proprio compagno sulla fascia sinistra. Parte in volata il Calcio Sicilia, tenta sempre azioni sulle fasce, soprattutto su quella di sinistra, da lì sono arrivate tutte le occasioni più pericolose. Sempre lì Puccia, pronto a sfruttare una decisione avversaria, è rapido e guizzante questo attaccante, ma due volte non è riuscito a rendersi pericoloso perché gli è stata fischiata posizione di offside. Non sono questi cross da tre quarti che impensieriscono i difensori in maglia rosa. Squadra che adesso riparte in contropiedi, attenzione perché in aria c'è un buon dribbling, poi un rimpallo e poi ancora azione confusa, batti e ribatti. E poi si riprenderà con una rimessa dal fondo, l'azione è davvero molto pericolosa, c'è stato un doppio dribbling di affaticato che ha tentato di sorprendere la difesa avversaria in contropiede e poi non è riuscito a concretizzare per la realizzazione della tripletta personale. Lonardo si è ripreso e combatte bene a centrocampo, poi si trascina la palla fuori nel tentativo di superare un avversario. Reclama un fallo giocatore del CEI, ma probabilmente per il vantaggio l'arbitro ha ritenuto che non doveva intervenire, poi l'azione è sfumata e adesso insomma un retropassaggio, evitare guai peggiori da parte di un deconcentrato CEI. Fallo di mano in fase di riconquista della palla da parte di Rosone, che è saltato fuori tempo. Calcio di punizione, l'arbitro fa rettificare il punto di battuta, sarà Serafini a battere, scambia con Mancuso che però
perde palla e l'altro numero 10 Parisi che gliela ruba ma trascinandola fuori. Ancora Serafini. Il Profeta non è riuscito a superare il proprio avversario, era spada alla porta, doveva girarsi, adesso scambia con un compagno proprio Serafini che la mette verso Mancuso, non riesce a tenerlo in campo il giocatore con la maglia numero 10 e dunque rimessa ancora una volta affidata a Riccardo Riina. Moceri, non rischiamo, gioca in bucata. C'è stato un contrasto ma ha resistito il giocatore in maglia rosa, poi non è riuscito, affaticato, a controllare il lancio del proprio compagno e Pipitone è pronto a rilanciare. Ancora Elia scambia con il numero 8 Bonafede, poi c'è un fallo subito proprio da Elia a centrocampo, è proprio lì posizionato l'arbitro, vede bene. Troppo velocemente Elia, Mancuso viene anticipato da Parisi che tenta di lanciare subito affaticato, lotta contro un avversario, riesce a conquistare il pallone, prova a superarlo ma c'è l'intervento, è ancora a fallo laterale da affaticato verso Parisi in aria che non controlla e dunque rimessa per Pipitone, mentre c'è ancora un altro cambio tra le file dei locali, sta per entrare il numero 15 Eric Rechirez. Entra 15. Vai Eric. E viene richiamato in panchina il giocatore numero 4 Danilo Lonardo. Dunque Rechirez per Lonardo, cambio in casa del Calcio Sicilia, mentre Mancuso che ha buono stop cerca di servire il primo compagno e Copuccia che viene a ricevere, entra in area, c'è un intervento in scivolata, reclamano un po' tutti quanti, reclama il calcio di rigore il CEI, reclama l'intervento falloso il Calcio Sicilia, l'arbitro non fischia nulla e poi la palla termina in fallo laterale ma ci sarà bisogno delle cure del massaggiatore per il giocatore del Calcio Sicilia che è rimasto a terra dolorante nel contrasto con Puccia che stava tentando di superarlo. Esce 11, entra 17. Mentre ci sarà sicuramente ancora un cambio e infatti e così esce Francesco Cannino, entra Salvatore Catanzaro, autore di una rete Cannino nel primo tempo, cambia nulla perché i due sono di ruolo identico e dunque tatticamente non ci saranno modificazioni allo schieramento di mister Guida. Ventunesimo del primo tempo, risultato Calcio Sicilia 4, CEI 0. Questo secondo tempo non abbiamo ancora assistito a marcature, per quanto un paio di azioni pericolose ci sono state, come il colpo di testa di Cannino che è uscito poc'anzi, che ha impegnato Pipitone. Elia si libera bene l'avversario, subisce fallo e poi c'è un intervento a centrocampo con il numero 8 del CEI Bonafede che ha subito fallo da parte di Rosone, così è per l'arbitro, fasi un po' concitate e lì tenta la battuta lunga pallone filtra ma l'arbitro fischia, posizione di fuorigioco ancora una volta degli attaccanti in maglia bianca e ancora una volta sarà Riina a riprendere il gioco con molta calma, richiama un po' tutti quanti ad un comportamento sereno in campo l'arbitro, ricordiamo il signor Manfredi Matera, mentre
c'è ancora un cambio, esce anche il centravanti affaticato ed entra il numero 14 Alessio Parisi per il Calcio Sicilia. Tutti i giocatori ricevono incitamento da parte del pubblico presente qui oggi al Pietro Pisano per assistere a questa partita tra Calcio Sicilia e CEI, partita valida per il campionato allievi sperimentali, giocatori nati nel 2000 e nel 2001. È impreciso il lancio, può intervenire la difesa del CEI, però Rosone non riesce a servire un compagno, interviene prontamente Elia che tenta di lanciare Federico Romano, ma lancia un po' lungo, non ci arriva il numero 7 in maglia bianca e dunque rimessa laterale, mentre anche dalle parti del CEI c'è un cambio perché esce il numero 10 Mancuso ed entra il giocatore con la maglia numero 13 Marco Militello. È impreciso il rilancio della difesa del Calcio Sicilia, il portiere Rina invita i propri a salire mentre si riprenderà con una rimessa laterale in favore degli ospiti che se non altro sono riusciti a non subire gol nel secondo tempo che scorre via tra un'azione e l'altra senza grandi brividi, con molti fraseggi a centrocampo, molte interruzioni, qualche sporadico lancio come in questa occasione in cui si rende pericoloso il CEI, perlomeno prova a farlo, ma fa buona guardia la difesa locale che adesso è pronta a ripartire in contropiede. Ci sono stati parecchi cambi da parte locale, adesso dobbiamo imparare a riconoscere i nuovi entrati, intanto è Parisi che cerca di servire un compagno ma nel tentativo di anticipare l'avversario commette fallo il giocatore maglia rosa, ripartono pericolosamente i giocatori del Calcio CEI, c'è proprio il nuovo entrato Militello sulla fascia, appoggia verso il proprio compagno, è buona la triangolazione ma l'arbitro chiama offside, hanno dialogato Puccia e Militello, i due nuovi entrati del CEI, ma naturalmente c'era un'irregolarità, ragione per cui il signor Matera ha ritenuto di dover interrompere il gioco. Adesso richiama la panchina del CEI perché c'è qualcosa che non va. Sta annotando il qualcosa nel proprio cartellino, ha ammonito un giocatore che probabilmente è entrato in campo in una posizione, da una posizione non consentita. C'è Rina che prova a rilanciare l'azione. Sempre sulla sinistra che si snodano le azioni del Calcio Sicilia. Attacca lo spazio, Dodò! Era partito bene Piazza, ma poi non è riuscito a rendere pericolosa questa azione e addirittura commesso fallo. Calcio Sicilia che dunque deve adesso difendersi dall'attacco del CEI, ma un intervento della difesa mette in movimento Galioto che tenta di servire il compagno, poi c'è Parisi che lotta e poi il tiro di Rosone, non impensierisce il portiere Pipitone che è ben piazzato, è in presa bassa, blocca e cerca di servire il proprio compagno. È bravo Moceri che legge bene l'azione e serve il proprio portiere che adesso appoggia a Galioto, scambio, Rina. Ancora Ciccio, c'è, c'è,
Ancora Galiotto che riceve dal proprio compagno, alza la testa, guarda il piazzamento dei compagni con un millimetrico lancio, serve Moceri che però si fa anticipare, era stato bello il lancio di Galiotto per Moceri che però conquista una rimessa laterale, è pronto a rimettere. Si lotta in area, c'è un tentativo, un gamba tesa di Parisi, poi la difesa del Ceri riesce a rinviare, ad affidare la palla a Elia, che serve a destra il proprio compagno. Bravo Denis, bravo. Vai, vai, vai! Bong e Sian, che è entrato il numero 15 della squadra mia bianca, si fa soffiare il pallone e si scivola via verso l'ultimo quarto d'ora di gara con Calcio Sicilia saldamente padrone della situazione, 4-0, un secondo tempo di assoluto controllo. Rosone lotta, è una buona statura anche se ci sembra un po' legnoso in alcuni movimenti, ma è efficace in questa occasione, tiene alta la propria squadra così come vuole il tecnico Guida e conquista addirittura un calcio di punizione. C'è Moceri che viene invitato dal proprio tecnico a restare largo sulla fascia perché Rosone potrebbe appoggiargli il pallone dopo la battuta del calcio di punizione. Si dovrà attendere qualche secondo per la battuta perché l'arbitro chiede che la barriera si posizioni ai 9,15 m. Ecco la battuta di Mattaliano, pallone un po' lungo, viene però tenuto dalla squadra padrona di casa. C'è un tentativo da lontano, davvero pretenzioso, da quella posizione riuscì a far gol, viene interrotto il tentativo di ripartenza da parte di Cei mentre il Peperino Puccia contrasta con i difensori che però fanno girare la palla e ripartono. Adesso Rosone che lancia in direzione del numero 14 Alessio Parisi che subisce fallo, trattenuta per la maglia da parte del difensore nei confronti di Alessio Parisi, ed è Salvatore Parisi che invece si possesse il pallone, batte il calcio di punizione verso Galiotto, il tiro, Pipitone la blocca e evita la capitolazione in questa occasione. Calcio di punizione battuto a sorpresa velocemente da Salvatore Parisi, si è inserito Galiotto che ha tentato il diagonale non troppo forte e Pipitone ha potuto bloccare. Elia, sempre lui ad avviare l'azione per il Cei, si gira bene ma poi il lancio è un po' lungo, sembra di arrivare nel deserto alle volte questo ragazzino, perché i compagni spesso non si fanno trovare pronti per, nelle sue azioni di smistamento. E ancora il signor Matera che interrompe il gioco e ancora una volta calcio di punizione quando siamo giunti alla mezz'ora del secondo tempo, 10 al termine dunque di questa partita tra Calcio Sicilia e Cei, 4-0 il risultato. Tentativo di Salvatore Parisi, protetto dai compagni, riesce a bloccare impresa Pipitone. Palla che scavalca il centrocampo ma un rimbalzo favorisce i difensori. C'è Parisi che tenta di scappare sulla destra ma strascina la palla in fallo laterale. Mattaliano, ecco Puccia, lotta bene Puccia con un avversario ma si trascina la palla in fallo laterale, si scava il dialogo con il mio compagno Militello, azione che non è riuscita. Se non altro questi due nuovi entrati, Militello e Puccia, hanno dato vivacità all'attacco in maglia bianca e un paio di volte in contropiede sono resi pericolosi ma sono stati fermati per centimetri davvero in azione di
offside. Su questi lanci non c'è problema per la difesa locale. Sempre Rosone che riprende i rinvii, intelligentemente affida la palla a Riina che la ridà a Gagliotto, che è la mente del calcio siciliano. Bravo, bravo, vai tu, vai tu, accompagnalo, mandalo. Fraseggio a centrocampo mentre sicuramente arrivano attraverso i vostri teleschermi le urla di Guida, che nonostante il 4-0 non smette di incitare i propri giocatori e dare consigli e suggerimenti per lo sviluppo dell'azione, e se avete sentito ha invitato anche il proprio giocatore a chiedere scusa per il fallo all'avversario. È encomiabile questo comportamento a questo livello, davvero assistiamo a partite masche ma sempre molto corrette e leali. Questo va scritto a merito delle società sportive che hanno un ruolo educativo che non ci stanchiamo mai di sottolineare. Ancora un cambio per il calcio Sicilia, esce il numero 6 Denis Loeglio, salutato dall'applauso del pubblico, ed entra il numero 18 Gabriele Iachetta. Disputerà gli ultimi 7 minuti di gara posizionandosi presumibilmente in difesa, laddove era posizionato il compagno di squadra che ha sostituito. Calcio di punizione sulla tre quarti per il CEI, da lì bisogna battere lungo con la speranza che qualcuno la possa spizzare. Tenta il lancio sulla destra, attenzione, bravo Riina in uscita ad anticipare Profeta e a sventare questa minaccia per questo calcio di punizione che è stato battuto con un lungo linea raso terra. Difficile controllo, ma se la cavano i ragazzi di Guida. Rosone appoggia sulla propria destra per il numero 5 Mattaliano, che affida il rinvio a Gagliotto. Poi riparte l'azione del CEI con Elia, tiene il pallone, poi serve un compagno libero sulla destra, circondato da troppi avversari, perde palla Profeta e consente la ripartenza al calcio Sicilia. Lancio però è lungo e Pipitone interviene dando la sfera a Militello. Ancora Militello che riceve dal compagno e guarda Puccia, poi serve Lià, c'è Buonafede che torna indietro e c'è un intervento dell'arbitro perché probabilmente c'è stato un fallo di Parisi che non ha consentito a Serafini di poter controllare la palla. E lì ha la battuta di questo calcio di punizione. Lungo lancio verso Puccia che però viene raggiunto dal pallone, poi Rosone appoggia indietro, Moceri. Ecco il un'entrata di Iachetta che lancia sulla fascia sinistra, riceve l'altro Parisi, Alessio che si divincola molto bene, attenzione perché era davvero pericolosa questa azione, i compagni non hanno seguito Alessio Parisi, poi l'arbitro fischia, c'è un giocatore del CEI a terra. Ma perché non metti quella palla di morchio? Un contrasto di gioco ha visto terminare a terra il giocatore maglia bianca, l'arbitro in questi casi ha sempre interrotto l'azione per consentire le cure dei sanitari che da bordo campo prontamente vanno a soccorrere gli atleti che subiscono questi leggeri infortuni, per fortuna almeno sino adesso, anche in questo caso ci sembra che sia così. 4 al termine di questa partita, perlomeno nel tempo regolamentare, risultato che è di 4-0, risultato sancito nel primo tempo grazie alla doppietta di Affaticato e alle reti di Cannino e Salvatore Parisi. Nel secondo tempo si è visto poco ad onor del vero, tranne un paio di sortite del CEI, quasi tutte fermate
in fuorigioco e soltanto un colpo di testa pericoloso da parte del calcio Sicilia, da parte di Cannino, sventato bene in angolo dal portiere Pipitone. Vedremo se l'arbitro farà recuperare qualcosa per via di queste continue interruzioni o se, dato il punteggio di 4-0 al termine dei 40 regolamentari, fischierà la fine delle ostilità. Intanto si riprende con un calcio a due, e il calcio è il CEI sportivamente ridà la palla al calcio Sicilia, che ne era in possesso al momento dell'interruzione, e si ricomincia dalla mediana, da parte della squadra di casa, poi il solito passaggio verso Rina, si scambia su una fascia sinistra. Attenzione, perché calcio Sicilia in questo tipo di azione è sempre stato molto pericoloso con gli improvvisi lungolinea sulla fascia. Moceri si era sganciato, è stato visto dal compagno, ma non è riuscito a intervenire per la buona guardia montata dai difensori della squadra ospite, che però insomma riescono a rinviare soltanto in fallo laterale. È proprio Moceri che si incarica di questa rimessa laterale, osserva i compagni, sono tutti ben marcati, infatti è Cei che riprende con Alessio Parisi, che tenta di impressionare l'avversario, per poco non gli soffia il pallone, e li ha di testa verso Militello. È intervenuto in anticipo velocemente il giocatore del calcio Sicilia, Parisi, stanchissimo, che però conquista un calcio d'angolo. Ultime battute di questa gara, 38 e mezzo, 1 e mezzo al termine, più recupero, calcio Sicilia 4, c'è il 0, risultato che è ormai assolutamente e saldamente in pugno alla squadra di casa, che prosegue il proprio cammino nelle posizioni alte di classifica, e adesso tenta di sfruttare questo calcio d'angolo. Azione molto confusa, tentativo in acrobazia di Parisi, ben letto da Pipitone, che prontamente rilancia, ma Moceri fa buona guardia lì e blocca qualsiasi possibilità di azione da parte degli ospiti. Ancora Salvatore Parisi, che scambia con il proprio compagno, il numero 18 Iachetta, che ha tentato di mettere in mezzo. C'è ancora un'azione pericolosamente nell'area piccola, e ancora una volta Pipitone sventa la minaccia intervenendo di piede, ma l'arbitro ha ravvisato un fallo, non c'è calcio d'angolo, si riprende con una rimessa dalla linea di fondo campo. Sta per terminare questa gara, sono 20 secondi allo scadere del tempo regolamentare. Calcio di punizione intanto battuto per il CEI, che cercherà perlomeno il gol della bandiera. È Lia che va a contrastare il proprio avversario, riesce a conquistare il pallone, davvero molto interessante questo numero 4 che subisce fallo. Beh, insomma, Mattariano ha commesso fallo su Elia, e dunque una delle ultimissime occasioni per il CEI per poter siglare il gol della bandiera. È proprio lo stesso Elia che si è prontamente rialzato, che si incarica della battuta. Parte il lancio all'interno dell'area di rigore, smettono però i difensori in maglia rosa, e l'azione termina con l'intervento dell'arbitro. Il colpo di testa verso la porta è stato effettuato dopo che l'arbitro aveva fischiato, non possiamo neanche parlare di gol annullato, l'azione era già ferma, e infatti vedete Rina che si accinge alla battuta del calcio di punizione a centrocampo. È bravo Iachetta a superare in velocità Elia, e attenzione perché c'è la quinta rete su un malinteso tra portiere e difensore. Si è inserito ancora una volta Salvatore Parisi e ha siglato anche lui la propria doppietta personale. Dunque quello che dovrebbe essere il risultato finale, 5-0 per il calcio Sicilia. Adesso
siamo esattamente allo scadere, vedremo quanto recupero consentirà l'arbitro di essere effettuato, ma dato il punteggio saranno sicuramente pochissimi spiccioli di tempo. Ancora Calcio Sicilia che tenta addirittura di arrotondare ancora il bottino, un solo gol in questo secondo tempo, ma il risultato era già stato scritto nel primo tempo. Sono 5 in totale, 4 nella prima parte di gara, uno solo nella ripresa. Ancora un tentativo con palla che però esce abbondantemente alla sinistra di Pipitone, che velocemente prova a riprendere il gioco, ma la mette in fallo laterale e sarà il numero 15 Rakirez a riprendere il gioco verso Iachetta. Mattaliano e ancora Riccardo Rina che appoggia verso Mattaliano, si attende soltanto il triplice fischio che sancirà la fine delle ostilità. Calcio Sicilia ha vinto una partita che all'inizio sembrava potesse insomma essere più difficile di come poi è stata, ma dopo i primi due gol la gara è praticamente terminata, perché ha accusato il colpo il CEI e non ha mai sofferto assolutamente il Calcio Sicilia le azioni dei bianchi, che ci provano ancora con Elia, sicuramente il migliore dei suoi, ma è bravo Iachetta a farsi trovare in posizione a intervenire e adesso a rilanciare sulla fascia sinistra. Prova un ultimo affondo il Calcio Sicilia, è buona l'azione, ha ricevuto Rosone che però ha tirato colpendo la palla con l'esterno e mandandola lontano dai pali della porta difesa da Pipitone. Ed eccolo il triplice fischio da parte del signor Matera, risultato Calcio Sicilia 5 CEI 0 per questa categoria allievi sperimentali. Io do subito la linea alla regia e vedrò di poter intervistare il tecnico del Calcio Sicilia.